Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale di idraulico H24. Ragazzi, oggi parleremo dei boiler a gas. Cosa sono i boiler a gas? Sono quei boiler che praticamente non scaldano l'acqua con il gas, cioè mediante combustione del gas. Di solito gas metano oppure ci sono anche GPL, però quelli che uso più usati in città è gas metano. Cosa posso dirvi? Ci fanno da padrone i gas, scusate, i boiler a gas a metano. E purtroppo, mi dispiace dirlo, i giapponesi ci hanno fatto le scarpe. Noi abbiamo cercato noi stavolta di copiarli, ma malamente. Ma perché vi spiego questo qua malamente? Perché i boiler a gas giapponesi hanno delle peculiarità che noi italiani non siamo riusciti a inserire nello stesso costo dei boiler giapponesi. Quali sono queste peculiarità? Numero 1, bruciatore parzializzato. Praticamente il bruciatore parzializzato è quella parte del boiler che fa la fiamma, dove si vede la fiamma, che scalda l'acqua attraverso uno scambiatore dell'acqua che è riposto sopra dove c'è la fiamma. Cosa succede? Cos'è la funzione di questo bruciatore? Praticamente questo bruciatore si accende, si attiva e parzializza, cioè nel senso si suddivide in tre stati. Nel primo stadio, quando magari noi apriamo un rubinetto dell'acqua calda, solo uno, se ne accende una parte. Quando ne abbiamo magari qualcuno in più, due, oppure tre, quando ne abbiamo tutte e tre accesi, praticamente la fiamma arriva al massimo. Al tempo, al massimo, ma ancora un altro livello, che praticamente quando tiriamo tanta acqua calda, lei alza addirittura la fiamma, cioè arriva alla potenza massima del boiler. Ma se noi apriamo un solo semplicemente rubinetto, il boiler sarà acceso solo in parte e in bassa fiamma, e questo già porta un risparmio, un grande risparmio. Poi cosa hanno ancora questi boiler giapponesi? La possibilità di usufruire ancora del calore che in alcuni boiler viene buttato via attraverso i fumi di scarico. Invece lui no, mediante scambiatore riposto sopra ai fumi di scarico, lui recupera ancora quel calore che immette, dicevo, nella nostra rete idrica, e quindi può scaldare l'acqua, e quindi fa in modo di abbassare ancora di più il bruciatore, quindi quasi tenendolo al minimo. Quindi abbiamo un maggior risparmio del gas. Ragazzi, anche una cosa molto, molto bella di questi boiler qua, che si possono installare dovunque vogliamo, perché ci sono varie tipologie che ci permettono di installare in tutti i posti, senza nessun problema. Invece alcuni, per normative vigenti, sono piazzabili in alcuni posti invece che altri. Cosa molto importante, il dosatore di polifosfati. Il dosatore di polifosfati è praticamente un apparecchio con dentro delle pastiglie, di solito si vedono bianche, che permette ad abbassare il calcare, dove lì l'acqua è molto calcareosa, quando superiamo già i 15 gradi francesi. 15 gradi francesi è un'unità di misura della durezza dell'acqua. Già nei miei vecchi video ho fatto vedere la misurazione, quindi se andate a vedere un mio vecchio video, quello dove c'è la caldaia, la misurazione di temperatura dei fumi gas, dove c'è l'apparecchio praticamente che misura gas, le sostanze del gas bruciate, e quindi tutt'altro, vedrete che da Torino, io parlo a Torino, abbiamo più o meno sui 16-17, se non che 20 gradi francesi. Addirittura in alcuni posti arriviamo anche a 24 gradi francesi, l'acqua è molto dura. Grazie ai dosatori polifosfati abbassiamo l'acqua a quasi a 7 gradi francesi, quindi abbiamo un'acqua molto meno calcareosa e quindi intacca meno tutte quelle apparecchiature che usano l'acqua fredda, cioè tipo boiler elettrici, boiler a gas, lavatrici, lavastoviglie. Praticamente, se questo apparecchio viene installato a monte dell'impianto dell'acqua fredda, fa in modo che le vostre lavastoviglie non hanno bisogno degli anticalcare che vengono usati normalmente per proteggere il vostro apparecchio, tipo lavatrice e lavastoviglie. Ragazzi, questo qua è l'ultima mia cosa che vi voglio dire. Ragazzi, vogliamo risparmiare sempre, quindi l'idraulico H24 vi farà sempre risparmiare. Quindi seguitemi sul canale, quindi mettete un like col pollice in su se vi è piaciuto il video, o un pollice giù se non vi è piaciuto, e ricordatevi di iscrivervi al mio canale, dove c'è scritto iscrizione, in quello in rosso, e poi attivare la campanella, quindi ogni volta che farò un video nuovo verrete avvisati da YouTube che ho messo un nuovo video, e ogni video è sempre un risparmio per voi. Ragazzi, vi saluta l'idraulico H24 e sono qua per voi per farvi risparmiare.